Mancano ormai pochissime ore alla edizione numero 138 della Giostra del Saracino che si correrà sabato 22 giugno alle 21:30 in Piazza Grande. L'estrazione dell'Ordine delle Carriere che si è tenuta sabato scorso in Piazza del Comune ha dato questo esito: primo Porta Sant'Andrea, a seguire Porta Crucifera, Porta Santo Spirito e Porta del Foro. In questi giorni si sono tenute anche le prove dei giostratori in Piazza Grande, alternando risultati più o meno eccezionali. Molti, i cinque, come ormai di consueto, per la grande abilità raggiunta da tutte le coppie di giostratori, e sarà una giostra del Saracino alquanto combattuta. Combattuta perché? Perché ci sono tre quartieri che ormai da tantissimi anni. Non succedeva che ci fossero tre quartieri nell'arco di un punto per poter arrivare alla prima posizione, tanto è che Porta Crucifera e Porta Sant'Andrea guidano l'Albo d'Oro con 37 vittorie a testa, seguite da Porta Santo Spirito con 36. Questa è una situazione che sono tantissimi anni, forse da escluse le primissime edizioni, è la prima volta che si verifica che tre quartieri siano così vicini nell'Albo d'Oro. Staccatissimo Porta del Foro che non assapora la vittoria da lontano 2007. Porta del Foro che presenta una coppia che in giostra è assolutamente nuova, una coppia debuttante, anche se ha riportato molte vittorie nelle prove generali che si corrono all'antivigilia della giostra del Saracino. La coppia di Porta del Foro è quella formata da Davide Parsi e Gabriele Innocenti, i due che hanno corso lo scorso anno alternativamente con Andrea Vernaccini, che è stato invece estromesso per queste due edizioni dal Consiglio Giallo Cremisi. Cosa dicevamo? Diciamo che Porta Sant'Andrea presenta una coppia il veterano della Giostra del Saracino, che è Enrico Vedovini, insieme al suo compagno ormai da qualche giostra, Tommaso Marmorini. Porta Sant'Andrea ha vinto la sua ultima giostra lo scorso anno, quando si è suddivisa le due edizioni con Porta Santo Spirito, che correrà per terzo con la coppia plurivincitrice tra quelle che sono in lizza questa la prossima edizione, che è quella formata da Elia Cicerca e da Gian Maria Scortecci. Nel mezzo, al secondo posto nell'ordine di estrazione, Porta Crucifera, quartiere anche questo che sono qualche giostra che non riporta a casa la vittoria, anzi sono 3 anni, perché è dal 2015 che non porta in Palazzo Alberti la Lancia d'Oro, con la coppia che già lo scorso anno difendeva i colori rosso-verdi, che è quella formata da Adalberto Rauco e Lorenzo Vanneschi. Abbiamo detto delle coppie che si affronteranno, abbiamo detto della giostra, degli orari, diciamo anche che la Lancia d'Oro di questa edizione è dedicata al pittore aretino Pietro Benvenuti nel 250° anno dalla nascita. Pietro Benvenuti è nato ad Arezzo nel 1769 ed è deceduto a Firenze nel 1844. Noi ci risentiremo dopo la giostra nei giorni immediatamente successivi per un commento a questa edizione.